Signore, sia lodato. Il tuo nome è benedetto, Signore, e ti glorifichiamo, Dio, fin dal mattino, Signore, perché la tua grazia è grande ed abbondante verso ognuno di noi. Ti offriamo questo servizio, Signore, fa che sia come profumo dinanzi al tuo cospetto. Guidaci, oh Signore, e consolaci, usaci, te lo chiediamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Nostro principio nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Amen. Cantiamo un cantico di lode? Cantico 385. Celeste sento la tua voce, o Dio. Celeste sento la tua voce, accomodatevi e leggiamo la parola del Signore nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, dal versetto 20, e poi proseguiamo la lettura anche nel capitolo 6. Leggiamo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 5, dal versetto 20. Or la legge è intervenuta affinché il peccato abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni, mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato
onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi siamo dunque stati con lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con lui, per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è liberato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre. Ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Amen. Cantico 87. Ascoltiamo la predicazione della parola di Dio. Gloria al Signore. Capitolo 3 del libro di Giosuè. Gloria al Signore. E Giosuè si levò la mattina di buon'ora con tutti i figliuoli di Israele, partì da Sittim, essi arrivarono al Giordano, quivi si fermarono prima di passarlo. In capo a 3 giorni, gli ufficiali percorsero il campo e dettero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno che è il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà fra voi e l'arca la distanza d'un tratto di circa 2000 cubiti, non vi accostate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete ancora mai passati per questa via. E Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. E poi dal verso 13: e avverrà
che non appena i sacerdoti recanti l'arca dell'Eterno, del Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano che scendono d'in su saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. E avvenne che quando il popolo fu uscito dalle sue tende per passare il Giordano, avendo dinanzi a lui sacerdoti che portavano l'arca del patto, appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e i sacerdoti che portavano l'arca l'ebbero tuffati i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa per tutto durante tutto il tempo della messe, le acque che scendevano d'in su si fermarono e si levarono in un mucchio a una grandissima distanza, fin presso la città di Adam, che è al lato di Zartan, e quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mare salato, furono interamente passate da esse. Il popolo passò di rimpetto a Gerico, e i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno stettero a piè fermo sull'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava per l'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano. L'argomento che è dinanzi a noi è un argomento interessante. Come entrare nella terra promessa? Quando parliamo di terra promessa, tutti noi sappiamo che esistono due interpretazioni fondamentali. Uno, che la terra promessa è la figura della vita che viviamo in Cristo. Gesù infatti aveva detto che si deve prima vedere il regno di Dio e poi entrare nel regno di Dio. E naturalmente questa vita del regno di Dio sulla terra è una vita con le sue lotte e le sue vittorie, dopo che saremo entrati in questo regno. Poi c'è l'altra idea, molto poetica, molto romantica, espressa come la terra promessa, che è il luogo definitivo, che è la gloria del cielo. Ora, io direi di che noi prendessimo stamane questa seconda romantica visione spirituale della terra promessa come la destinazione finale dei redenti in Cristo. Prima di entrarvi, abbiamo una visione d'insieme, come Israele si trovava lì, prima del Giordano, poteva vedere la terra promessa, ma questa terra promessa ne poteva vedere un po'. Anche noi, di questa gloria del cielo, della futura meravigliosa esperienza che faremo per l'eternità con Cristo, ne sappiamo poco. Lo sappiamo solo dalla Scrittura, per quello che ci riguarda, ma già la vediamo per fede, perché per fede noi abbiamo la descrizione di quello che è la gloria del cielo. I particolari ne conosciamo pochi, ma dai pochi particolari che conosciamo sappiamo e crediamo che questa esperienza eterna con Dio è un'esperienza di estrema felicità, una felicità che non abbiamo mai conosciuto. Perché è una felicità eterna. La nostra esperienza sulla vita, anche in Cristo, è un'esperienza alternata e alternante tra gioie e difficoltà, tra dolori e espressioni di lode. Ora noi ci troviamo a vivere questa vita. D'altra parte la vita terrena è così, è un alternarsi di vicende diverse. Ma abbiamo tutti imparato che su questa terra abbiamo trovato dei periodi di grande felicità, e questa grande felicità non era collegata alle circostanze esterne, non è collegata alla ricchezza che abbiamo o ai problemi che abbiamo, ma è legato alla posizione del nostro cuore dinanzi a Dio, perché abbiamo una visione, la visione della gloria del cielo. Naturalmente questa terra promessa eterna è una terra di benedizioni, è una terra di gloria, è una terra di pace,
ed è una terra dove la felicità è continua. Ora, che succede? C'è qualcosa nella vita dell'eternità che noi non comprendiamo. Tutti noi abbiamo passato dei momenti di grande gioia, vero? Di grande felicità. E poi ci siamo abituati a quell'ambiente di gioia e di felicità, talché ne godiamo in modo inferiore, perché ci abituiamo a certe situazioni. In cielo, però, questa felicità è al massimo ed è eterna, perché abbiamo dimenticato tutto quello che è avvenuto su questa terra. Ma per entrarci, questo popolo doveva seguire certi principi. Il primo principio è che dovevano santificarsi. Il verso 5. Gesù disse al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Quando si parla di santificazione, i cristiani dicono: un'altra volta questa storia, è pesante, sempre la santificazione, perché per noi la santificazione nel mondo, diciamo, evangelico, ma nel mondo religioso, è qualcosa che è privazione. Cioè, santificarsi vuol dire avere un po' di meno di quello che si ha normalmente, e questo è uno sbaglio tremendo. La santificazione è qualcosa di molto più bello, di molto più grande. Santificarsi vuol dire appartarsi, e ci appartiamo da chi? Da che cosa? Da tutto quello che può interferire nella nostra consacrazione a Dio. E tanto più noi ci appartiamo, e tanto più siamo vicini a Dio, e tanto più siamo felici. Credo che nessuno di noi, quando viene ai nostri culti, viene per passare un dispiacere. Veniamo qui per godere, veniamo qui per rallegrarci, veniamo qui per essere edificati. E non comprendiamo che ogni volta che passiamo quella porta con questo sentimento di godere della presenza di Dio, in pratica ci stiamo santificando. Quindi la santificazione è qualcosa di positivo. La santificazione è qualcosa di positivo. È qualcosa che arricchisce la nostra vita. E Israele questo doveva capirlo. Perché? Per arrivare alla gloria del cielo, il Signore deve prepararci per quella gloria, o no? Certamente deve prepararci. Ora, tutti noi sappiamo che possiamo passare da un ambiente all'altro e passarci non in modo repentino, ma in modo progressivo. Mi sto spiegando? Ora, come siamo oggi, fratelli e sorelle, non siamo capaci di poter godere appieno della gloria del cielo, perché siamo imperfetti, purtroppo. E allora il Signore ci sta preparando per la gloria, ci sta preparando con quest'opera di santificazione. Soltanto quando noi ci separiamo e siamo disposti a lasciare operare Dio e il suo Spirito in mezzo a noi, allora potremo vedere le meraviglie che Dio fa in mezzo a noi. È un punto importante. C'è della gente che si lamenta sempre: qui non avviene più niente, i miracoli non si vedono. Signore, apri gli occhi nostri per vedere le opere tue giorno per giorno, perché il primo miracolo che noi vogliamo vedere è un miracolo che capita a noi individualmente nella nostra vita, e questo è possibile unicamente se ci santifichiamo. Israele per entrare doveva santificarsi. Israele per entrare doveva vedere ripetuto un miracolo delle acque divise. Anni prima, 40 anni circa prima, Dio aveva operato un grande miracolo ed aveva aperto una strada nel Mar Rosso. Vi ricordate? E tutti quelli che erano nati nel deserto in questi 40 anni, due generazioni,
avevano sentito parlare di questo miracolo grande, grandioso. Ultimamente un famoso regista americano ha fatto un film che forse avrete visto in parte, e tutti erano meravigliati di sapere come questa apertura del Mar Rosso era avvenuta, e lui fece qualcosa di veramente bello, grande, di vedere come le acque del Mar Rosso si sono aperte, la strada, nella strada asciutta è passato Israele. O immaginatevi quello che capitava per queste due generazioni nel deserto, quando i padri, i nonni raccontavano: Dio ha aperto una strada nel deserto, nel fiume, in mezzo al Mar Rosso, l'ha aperta pieno, noi siamo passati per l'asciutto, il mare, due muraglie di acqua, in mezzo a due muraglie d'acqua, Dio ha aperto una via. È bello sentirne parlare, vero? Ma non basta. Per poter entrare nella terra promessa non si può avere una storia raccontata. Le esperienze con Dio non sono mai esperienze di seconda mano. Questo popolo che era venuto dopo, perché tutti gli altri erano morti nel frattempo e solo due erano sopravvissuti, ma dovevano ugualmente fare l'esperienza che Dio ancora apre una via dove la via non c'è. Ed è importante, si doveva ripetere per loro, ma si deve ripetere per ogni generazione. Noi ne sappiamo qualcosa, molti di noi qui siamo figli di credenti, che abbiamo dovuto fare la nostra esperienza personale con Dio, perché altrimenti quello che abbiamo sentito dire dai nostri padri e dai nostri nonni non avrebbe avuto nessun valore. Signore, aiutaci a tenere il ricordo delle cose passate meravigliose, ma a scoprire che queste cose meravigliose debbano essere una realtà per noi. È importante un'esperienza attuale con Dio. Queste due generazioni potevano poi dire: noi ci crediamo che Dio apre una via nel mare, perché l'ha fatto per noi, e l'ha fatto per noi in un modo molto simile, perché ha aperto le acque del Giordano per noi. Prima di entrare nella terra promessa dovevano poi imparare e acquistare uno spirito di riverenza verso Dio. Ci sarà l'arca dell'Eterno. Andrete dietro ad essa, però vi sarà, fra verso 4, tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti, circa un chilometro. Perché? Perché nel tempo uno s'abitua a certi rapporti con gli altri. Ora è bello avere un rapporto di intimità con Dio, eh? È bello godere della presenza di Dio, però il nostro rapporto con Dio deve essere un rapporto sempre di riverenza, in un mondo come l'attuale dove non c'è più rispetto dei figli verso i genitori, di tutti noi verso le autorità, dei giovanissimi verso la gente. Dio ci ricorda che dobbiamo avere un grande rispetto e riverenza per Lui. Dio è Dio e rimane Dio e deve essere onorato con tutto quanto il nostro cuore, ricordando quello che Egli è. Il nostro rapporto con Dio deve essere riverente, perché la Sua presenza è fondamentale, ma non dobbiamo mai pensare che la nostra, uso un termine che voi mi capite, la nostra confidenza con Dio e con le cose di Dio ci mette in una condizione che noi ormai perdiamo la riverenza. Signore, aiutaci a capire questa grande realtà. Essi dovevano impararla, dovevano poi imparare bene la via che dovevano seguire. Perché la via di Dio è una via
che deve essere controllata quotidianamente. Tutti noi sappiamo che la strada che abbiamo preso ci conduce al cielo, vero? Siamo d'accordo? Ma i particolari? Quale via dobbiamo condurre da qui al cielo? Dovevano imparare assolutamente che c'era una strada da seguire, affinché possiate, state distanti e con riverenza, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare. L'arca doveva essere di guida. Il Giordano normalmente non è un fiume molto largo, ma straripava in quei giorni e potevano essere confusi per non sapere quale strada dovevano prendere. C'è un particolare. L'arca, come vedremo fra un momento, è ferma in mezzo al Giordano e sull'asciutto rimase ferma e Israele passò davanti. C'era l'arca di Dio che in qualche maniera continuava a guidarli, ma la guida non era più dell'occhio umano, era la guida della presenza di Dio nella loro vita. E dovevano imparare a sapere quale strada percorrere. Uno dei problemi più grandi della nostra vita è le scelte che noi dobbiamo fare giorno dopo giorno nelle vie di Dio. Non dobbiamo essere confusi, perché anche nel nostro camminare ci troviamo in situazioni che talvolta sono molto simili a quelle del Giordano. Le acque del Giordano erano straripate. Quando avviene un risveglio, bello, vero? È bello un risveglio o no? Ecco. Ma tutto straripa. E noi dobbiamo ritrovare la strada equilibrata per poter raggiungere il nostro fine. Noi abbiamo visto forse migliaia di persone accostarsi al Signore in un momento di grande gioia, in un momento di grande enfasi spirituale, in un momento di grande emozioni, l'abbiamo visti. Dove stanno? Quanti ne abbiamo perduti per la strada? E li abbiamo perduti unicamente perché la maggior parte di questi non hanno capito che il nostro rapporto con Dio deve essere un rapporto di riverenza e dobbiamo fare attento alla strada che dobbiamo seguire. Signore, dacci intelligenza spirituale per poter vedere la strada dove dobbiamo andare, perché ancora non siamo mai passati per questa strada. Che avverrà domani? Ma che avverrà fra un'ora? Quale via dobbiamo passare? Quale esperienze dobbiamo passare? Quale difficoltà possiamo incontrare? Ne sapete qualcosa? Perché Dio nella sua saggezza non ci fa sapere a priori tutti i guai che dovremo passare, perché altrimenti verremo meno, ma ci guida per lo Spirito suo, perché la via da seguire noi la dobbiamo seguire alla luce della sua presenza. E ancora, prima d'entrare dovevano considerare che l'arca del Signore era ferma in mezzo al Giordano asciutto. Il Giordano si sarebbe di nuovo richiuso, ma finché l'arca del Signore era presente lì, c'era sempre questa via asciutta in mezzo alle acque. Perché? Perché l'arca dell'Eterno era la loro garanzia, era ferma. Quella presenza di Dio aveva diviso le acque e rimase ferma, dice qui, finché tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano. E questo è meraviglioso.
Ed è meraviglioso perché se l'avessimo fatto noi questo, senza l'indicazione che Dio aveva dato al suo popolo, noi avremmo detto l'arca va avanti e noi andiamo dietro. E allora poi l'arca sarebbe andata tanto avanti che avrebbe superato il Giordano e il popolo sarebbe rimasto in mezzo al Giordano e le acque si sarebbero richiuse. Mi seguite? Invece l'arca rimane in mezzo al Giordano e finché l'arca è in mezzo al Giordano la via è sempre aperta. Fratelli, sorelle nel Signore, la cosa più importante è la presenza di Dio. Questa presenza di Dio che si manifesta con l'arca, allora si manifestava con l'arca del Signore. Tra il popolo e l'arca non ci doveva essere separazione. Cosa c'era nell'arca? C'erano tre cose. Prima di tutto c'era la legge. Copie, le famose tavole della legge, erano lì. Perché uno dei modi per tenere la via aperta in mezzo alle difficoltà della vita, lo sai che c'hai una via dinanzi a te, che gli altri non vedono ma che noi vediamo, una via aperta che ci conduce nella terra promessa, è la parola. La parola di Dio è la base, il fondamento della nostra vita. La presenza di Dio viene a noi per mezzo della parola ispirata dallo Spirito Suo. Meravigliosa parola. Meravigliosa parola. Legge. E c'è della gente che dice, ma io la Bibbia l'ho letta tutta, la conosco. E io li guardo e sorrido, e se non posso sorridere, sorrido dentro, e dico, poveretti, questi non hanno capito niente. Questo libro è la parola di Dio, e lo Spirito Santo viene, volta per volta, a farci vedere certe cose, e a farci capire certe cose, perché è la parola di Dio che è la presenza di Dio nella nostra vita. Se hai bisogno di consiglio, leggi. E prima di leggere prega e di Signore parlami per la tua parola. Ed egli lo fa e lo fa sempre. Per alcuni di noi è tutta una vita che lo fa e lo farà fino alla fine quando arriveremo lassù. Non solo, la presenza di Dio era manifestata anche da un vasetto di manna, il cibo celeste, che aveva una particolarità. Vi ricordate qual era il problema che incontrarono gli israeliti quando andarono a raccogliere la manna? Fate attenzione, prendetene un po' ogni giorno, perché se voi ne prendete di più, poi marcisce, imputridisce. Ma qui, questo vasetto di manna rimane invariato nei secoli, perché la parola di Dio non cambia mai, soltanto che la parola di Dio la dobbiamo prendere giorno per giorno. È inutile che tu fai un abbondante pranzo oggi della parola e poi stai una settimana senza neanche guardarla. Oggi, domani, dopodomani, ogni giorno un pezzettino della parola. Voi avete certamente sentito dire che ci sono delle società bibliche che dicono tu devi leggere la Bibbia tutta intera in un anno, per poi poter dire ho letto la Bibbia 5 volte per 5 anni di seguito, l'ho letta tutta. A che serve? Leggere la parola così non serve a nulla. La parola di Dio deve essere letta per essere presa, ricevuta, goduta. E allora lo Spirito Santo compie un'opera sempre grande. La manna che scendeva serviva per quel giorno. Oggi stai ascoltando la parola, domani
rileggi ancora, scoprirai che il Signore ti dà qualche altra cosa per domani. Poi infine c'era la verga fiorita da Ronne. Bene, mettiamo tutte queste verghe davanti al Signore e vediamo se chi è che Dio ha scelto. E la verga da Ronne fu l'unica che, sentite che capitò, la verga da Ronne era fiorita, aveva prodotto delle gemme, aveva fatto sbocciare dei fiori ed erano maturate delle mandorle. Tutto quanto in questa verga c'era la manifestazione di tutta la vita, dal fiore alle gemme, ai fiori e al frutto. Perché la presenza del Signore è quella che in realtà è vitale per noi. E la vita cristiana è una vita progressiva. Non ti lamentare se guardi il frutto dello Spirito e scopri che non c'hai abbastanza pace, che non c'hai abbastanza fiducia, che non c'hai abbastanza amore. Non ti lamentare. È frutto dello Spirito. E il frutto, per diventare frutto, deve essere prima fiore, prima gemma, poi fiore e poi frutto. L'importante è che nella nostra vita ci sia il segno della vita di Cristo nella nostra vita. Dio ha operato in noi cose mirabili, eh? E le continua ancora. Nella misura che noi permettiamo allo Spirito di Dio d'operare, nella stessa misura c'è questa progressione di gemme, fiori e frutti. Tutto questo era lì, fermo in mezzo al Giordano, e Israele passò, e tutta la nazione passò, e fino a che non ebbe finito di passare il Giordano tutta la nazione, l'arca dell'Eterno rimase ferma in mezzo al Giordano. La tua vita, la mia vita, o è miracolosa o non è una vita degna della gloria. È una vita miracolosa la tua? T'ha aiutato ieri il Signore? T'aiuterà anche oggi, t'aiuta anche domani, fino a che noi arriveremo là. L'arca rimase fino a che tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano. Signore, aiutaci a comprendere sempre bene, sempre meglio quanto sia importante la tua presenza, quanto sia importante la santificazione, quanto sia importante che le opere di Dio si ripetano, quanto sia importante la nostra riverenza, quanto sia importante di seguire giorno per giorno la presenza di Dio per vedere da lontano la strada da seguire, e Dio ci aiuti a considerare che la presenza del Signore non ci mancherà. Gesù ha detto, ecco io sono con voi in ogni tempo, l'abbiamo cantato, non è che l'avevamo preparato, è con noi in ogni tempo fino alla fine del mondo. E poi Signore, adesso tu sei con noi, poi noi saremo con te. A lui sia la gloria.
Signore, ti ringraziamo, Padre, delle tue consolazioni e della tua parola. O Signore, torniamo a casa con questa dolcezza nell'anima. Aiutaci, o Signore, ad essere fedeli, ad essere riverenti, come abbiamo ascoltato, ad amare la tua parola, a dilettarci, o Signore, in questo libro che tu ci hai regalato. Ed ora la grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi da ora in eterno. Amen.